Buon pomeriggio, siamo con Andrea Bianchimano, attaccante del Perugia, lo scorso anno alla Regina, dove ha disputato una brillantissima stagione che poi è valso l'interesse del Perugia Calcio. Allora Andrea, cresce partita dopo partita, giornata dopo giornata, l'intesa con Federico Melchiorri. Anche oggi sei stato autore, a mio avviso, di una brillante prestazione, di un ottimo assist e di una rete pregevole. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Nonostante tutti i carichi di lavoro da inizio ritiro, penso che con Federico ogni giorno, anche durante gli allenamenti, cerchiamo di affinare tutto quello che non va durante le partite, anche rivedendo i video. Sì, sono contento per il primo gol che finalmente è arrivato con la maglia nuova e continuiamo a lavorare e speriamo che arrivino altri gol nelle altre partite per arrivare al meglio per le prime gare ufficiali. Bene, il 4-3-1-2 di Nesta vede nella figura di Cristian Buonaiuto il trequartista che in qualche modo apre spazi e vi lancia. Come ti trovi con Cristian Buonaiuto e soprattutto quali sono le tue impressioni in questa fase iniziale del ritiro con appunto il nuovo allenatore Alessandro Nesta? Ma sicuramente Cristian, sappiamo tutti che tipo di giocatore è e che caratteristiche ha per fare quel ruolo, quindi sono molto contento. Con il mister ci troviamo bene, lavoriamo giorno dopo giorno, un bravissimo mister ci corregge su tutto quello che facciamo durante gli allenamenti, quindi cerchiamo di ascoltarlo il più possibile per arrivare al meglio. Quali sono le tue impressioni della città di Perugia e dell'ambiente del Perugia Calcio? Ma sicuramente l'ambiente Perugia sappiamo tutte che storia ha in passato, quindi sono molto contento della scelta che ho fatto. E voglio ripagare a tutti i costi la fiducia che mi ha dato sia il presidente che tutto l'organico della società. Un'ultima domanda, tu adesso in queste fasi iniziali del ritiro stai giocando appunto con una punta come partner, come Melchiorri, quindi nel 4-3-1-2, ma hai dimostrato anche in passato di poter giocare in un tridente. Dove preferisci giocare? Se come punta centrale nel 4-3-3 oppure come partner d'attacco di un attaccante che fa movimento nel 4-3-1-2? Ma quello poi sarà il mister a decidere quale sarà il mio impiego durante la partita. Noi lavoriamo sempre su quello che, sulla base che ci dice il mister, quindi per me non ha proprio differenza, quindi va bene così per il momento.